A tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video per quanto riguarda Pink Panda. Ho fatto un piccolo ordine perché mi serve, non è vero, perché avevo visto su un video di una ragazza, Sabrina, che vi linkerò giù nell'info box, che aveva preso una palettina. Siccome mi è piaciuto tantissimo, l'ho voluto prendere anch'io. E si tratta della XXXXXXXXXX, no, non è la mia misura, ma è XX Revolution. Allora, prima di tutto abbiamo la bustina, questa qui, la mystery bag, che non ho aperto, non ho assolutamente aperto. Invece per quanto riguarda i prodotti, ovviamente gli ho dato una sbirciata per vedere se sono intatti. Allora, qua cosa c'è? Sei soddisfatto del tuo acquisto? Ok, ciao. Allora, prendiamo l'ordine, che è tutto questo qua, parapam parapam. E andiamo a vedere cosa ho acquistato. Allora, per prima cosa ho preso due tinte labbra o due rossetti liquidi lipstick di Essence. Ho preso queste due colorazioni, però queste non le swatch perché sono dei regali che devo fare, quindi avevo preso queste perché avevo sentito che tutte, diciamo, a tutti piacevano e quindi le ho prese, però uno è il regalo, l'altro è mio. Allora, io ho preso la colorazione 02 Dark Face e poi ho preso la colorazione 05 Dark Proof, e quello che io terrò è Dark Proof. Mamma mia, che pieno questo colore, wow, guardate che pieno come colore, bellissimo, bellissimo. Poi andiamo, vabbè, vi dico quelli della Essence, sono costati 3,79 euro ciascuno. Allora, le confezioni sono belle, sigillate, pazzesche, wow. Le cose che ho preso per quanto riguarda XX Revolution sono queste due palettine. Io in particolare ho visto Amethyst, ma poi mi è piaciuta anche Platinum e me l'ho voluta prendere. Vi dico subito i prezzi, le palettine costavano 12,99 euro, ma io l'ho presa scontata, infatti invece di 12,99 euro io l'ho pagata 9,09 euro, perché ho avuto il 30% di sconto su questi prodotti. Era questa, era Revolution, sì, perché poi l'altra è qua, Crystal Amethyst, no. Allora, scusate, infatti perché c'erano altri prodotti di Revolution. Allora, le palettine Amethyst e Platinum costavano 16,99 euro e io ho avuto lo sconto del 30% e l'ho pagate 11,89 euro. Ok, avevo sbagliato. Allora, vi faccio vedere subito la palettina, se riesco anche ad aprirla. Io ho portato le forbici qua, no, brava Stefania. Allora, la palettina in questione è questa, ve la faccio vedere, aspettate che mi avvicino, ve la faccio vedere proprio da vicino, che è questa. E dietro è così specchiata, però già ci sono le mie ditate. Questa, come vi ho detto, si chiama Amethyst e vi faccio vedere all'interno, tolgo la plastica e vi faccio vedere all'interno i prodotti. Scusate se vi acceco, ma è fatta anche di dei bordi, diciamo, che fanno tipo a specchio. E questi sono gli ombretti, sono bellissimi. Vi faccio proprio lo swatch degli ombretti, sono di una morbidezza incredibile, bellissimi veramente. Questi sono gli ombretti, vediamo questo verde acido, mamma mia che bello. Questi sono gli ombretti. Aspettate che metto la plastichina che non vedo perché sono senza chiave. Comunque, questi sono gli ombretti. Vedete qua, c'è una pigmentazione pazzesca, veramente pazzesca e bellissima. Questo non vedo l'ora di utilizzarli perché sono, alcuni sono anche duochrome. Cioè, vedete? Sono qua, bellissimi, veramente molto molto belli. Aspettate che mi pulisco le manicce. E questa, come vi ho detto, è Amethyst. E poi ho preso Platinum, l'altra palette. Questa ovviamente l'ho presa a gusto mio perché mi piaceva, quindi l'ho voluta prendere. Ed è questa, il pack è così. Così, tipo, sembra pietra, proprio mi piace questo effetto. Questo è tipo da sul lilla, vedete? E questo invece è più bianco. E la palette in questione è...
Oddio, una difficoltà nell'aprirla. No, scusate, è questa quella che ho visto nel video di Sabrina. Scusatemi. È questa quella che ho visto. Infatti c'è l'ombretto che mi piace tantissimo ed è questa la colorazione. Infatti il colore che avevo visto era questo, che assomiglia a Blue Brown di MAC. Sono bellissime, molto molto scriventi, molto molto. Ovviamente questa è una palettina che dovete associare a un'altra tipo con colori matti e tutto, però è molto 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 bella. Mi piace tantissimo. Questi sono i colori. Vedete la parte scura qua. Sono davvero molto molto belli questi colori e mi sono piaciuti tanto. Però ovviamente dovevo fare l'ordine, non sapevo più cos'altro prendere. Ma poi ho visto altri prodotti che un minuto vi faccio vedere. Poi ho preso lo spray, questo qui al melone di Essence, questo qui. Dicono tutti che è un ottimo spray, anche Giulia Cova gli piace, quindi l'ho voluto provare. E questo qui, dove è scritto lo spray, dove è scritto lo spray? Essence. 3,79 euro ed è una mist. Lei dice che è buona, quindi proviamo. Oddio, no, esce così. Vediamo. Ok, sì. Mamma mia, di frutta. Buonissima, buona. Però la devo provare sul viso. Ormai non lo provo perché già sono truccata, bella che fatta. E pace amen. Poi ho preso dei dupe. Mi piacciono tantissimo le palettine di Natasha Denona. Avete visto che ho preso un bel po' di palette. Ho fatto anche un ordine da Sephora e ho preso altre due palette che erano scontate. Sinceramente mi colpivano tantissimo anche il trucco con quale palette l'ho fatta. Mi piaceva tantissimo gli ombretti in crema di Natasha Denona, però considerate che sono dei mignon e spendere tutti quei soldi in quei piccoli, diciamo, non mi andava. Non mi andava. Però chi lo sa se per il Black Friday, col fatto che ci sono degli sconti belli sostanziosi, se li prenderò, ma chi lo sa. Nel frattempo voglio provare e ho preso questi qui di XX Revolution. E sono i Duochrome Eyeshadow. Dicono che sono i dupe di quelli di Natasha Denona. Ovviamente li ho presi anche per provare, per vedere se mi piacciono oppure no, se sono uguali oppure no. Ho preso tre colorazioni, queste erano scontate. Questi qui erano i Duochrome, sì, Liquid Eyeshadow. Questi erano quelli 12,99 euro ognuno. Però scontato io l'ho preso 9,09 euro. Quindi considerate che questo che si stava per rompere, questo prodottino qua, questa cacatina così, costava 12 euro. Io infatti avevo guardato il sito e tutto, infatti a Fabiana gli avevo detto, ho messo delle cose sul sito di Pink Panda, però quando arriveranno gli sconti li prenderò, perché a prezzo pieno non li prendo assolutamente. Non lo so perché, ma non mi viene di acquistare le cose a prezzo pieno se poi c'è la possibilità di prenderle scontate, anche del 30%, però sono scontate. E ho preso questo. Questo si chiama Evoque. Evoque. Vabbè, si legge male. Comunque, ve lo scrivo poi. Evoque. Poi tutti i nomi, tutte le cose le trovate giù nell'info box scritti. Nella stessa linea di come ve li dico qui nel video. Il pennellino è così piccolino, piccolino, piccolino e la colorazione la mettiamo qua sopra. E questo è un verde smeraldo. Mamma mia, è un verde, cioè, smeraldo, smeraldo. Allora, qui ovviamente l'applicazione nella mano così, poi bisogna vedere com'è sugli occhi, se si può sfumare e tutto. Questo ovviamente farò un video a parte dove li proverò. Poi ho preso Thrill, se esce dalla sua custodia. Poi li sistemo tutti nella postazione, ho fatto la postazione nuova.
Queste Thrill, nella confezione sempre piccolina, dicono che ha la stessa dimensione di quelli di Natasha Denona, quindi bisogna vedere. Wow, no, vabbè, ciao. Se sono così realmente, ciao, eh. Cioè, guarda, sono triochrome veramente. Fanno riflessi di una cosa esagerata. Cioè, dai. L'ultimo che ho preso è Stimulate. Stimulate, c'è scritto. Mi piace il mio make-up. Fanno dei pic molto particolari. Ed è questo qui. Così non si capisce bene. Invece poi nel pennellino. Maronna mia. No, sono. Allora, così sono stupendi. Veramente sono innamorata. Li prendo tutti. Guardate qua, cioè, guardate. Speriamo che rimane questa cosa così, sperando, sempre che rimane. Comunque sono davvero, davvero bellissimi. Quindi questi li proverò e poi ovviamente vi farò sapere se sono buoni o non sono buoni, se mi trovo bene con questi prodotti. Aspettate che tolgo tutti perché sennò qua facciamo un impacco. Con tutti questi prodotti, già quello di Essence non si toglie, quindi ciao. E va bene, aspettate che mi scartavetro la mano. C'è una cosa incredibile, incredibile. Ok, andiamo a vedere cosa troviamo nella mystery bag. Ovviamente sapete tutti che spesso capita che nella mystery bag trovo delle cose che ho già ho oppure che non mi interessano e quindi quelle vi farò un regalo a voi. Infatti dovete mettere così sporadicamente, poi chi lo sa se qualcuno verrà preso a sorte, un cuoricino verde, visto il mio make-up verde, un cuoricino verde mi piacerebbe tantissimo. Apriamo se riesco. Allora, andiamo a pescare. La prima è una maschera. Questa è una maschera allo zenzero. Sì, una sauna, hot spring sauna, non lo so. Sono queste maschere qui della Seven Heaven. Seven Heaven, questa qui. Poi andiamo a pescare. Cosa troviamo? Mai un rossetto. Allora, questo è un rossetto di Revolution, Makeup Revolution London, nella colorazione Cupcake 137. Ed è questo qua, questo colore qua. Molto carino come colore. Poi un pacchettino, vedo già un illuminante, questi già li ho presi altre volte, cioè li ho trovati altre volte. Postazione nuova, ma mi sono dimenticata di prendere le forbici. Fa niente. Vediamo se ci riusciamo. Aia, le dita mi fanno male. Sono verde, sono incredibile Hulk. Ovvio, no? Ok, ce l'abbiamo fatta. Ah, è un illuminante. Un illuminante della Obsession Makeup London. Ed è un highlighter ed è il 104 Mon, come si legge. Questo colorino qua, bello rosa, molto molto carino. E poi andiamo a vedere una palettina, l'ultima. Sì. L'ultima è questa ed è una palettina di Monica di Friends. Non so se a voi piace questo telefilm, mi piace tantissimo, sono cresciuta con questo telefilm e sinceramente mi è piaciuto tantissimo. Allora la apro solo per vedere che è intatta perché non vorrei mai mandare un pensierino a una ragazza e trovarlo rotto, mi dispiacerebbe troppo. Se c'è lo specchietto io non la apro per rispetto, però se non c'è, tipo ad esempio come il rossetto, è inutile aprirlo, si vede già dal pack, se non è intatto è sigillato. Andiamo a vedere, ecco bene. Vabbè, la apro. Questa è la palettina.
Ah, intatta, ok. Ah, anche la pellicola, benissimo, così non la tocco direttamente. E questi sono gli ombretti. Vedete? Questi sono gli ombretti, molto molto bella come palettina. Davvero bella. Una bella palette. Bene, sono contenta per chi riceverà questo pensierino. Ovviamente è un regalo, non dovete fare niente. Mi piacerebbe soltanto vedere dei cuoricini verdi per capire che avete visto il video fino a questo momento. E niente, che dirvi? Sinceramente i prodotti mi piacciono. Ovviamente poi lo confezionerò meglio il fatto dell'illuminante. Niente, allora, per quanto riguarda questo video è tutto. Ovviamente vi aspetto in tantissimi nei commenti se avete utilizzato sia gli ombretti, questi qui di XX Revolution, sia se avete utilizzato questo tipo di palettina. Mi dovete dire se vi siete trovati bene o vi siete trovati male. Sono molto curiosa e quindi voglio sapere la vostra recensione per quanto riguarda questi prodotti. Per quanto riguarda Pink Panda è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!